Bella ragazzi, e allora continuiamo con questa piccola serie di film che parliamo delle stufette a pellet biomassa e parliamo della cura e della manutenzione, perché una macchina manutenuta e curata bene dura di più e lavora meglio. Cosa possiamo fare noi di manutenzione a queste belle stufette a pellet? Prima di tutto, tutte le volte che si spegne, e poi dopo si riaccende. Prima di riaccenderla va pulito la camera di scoppio. Adesso io accendo per vedere dentro com'è la camera di scoppio. Vedete? Va pulita la camera di scoppio. Già lì vedo qualcosa. Vedo qualcosa e dopo ne parliamo. Va aspirata. Poi cosa si può fare? Va aspirata la cenere. Poi cosa si può fare? Ovvio, caricare il serbatoio del pellet. Di dietro c'è l'attacco della canna fumaria. Una volta l'anno o una volta ogni 2 anni si consiglia di dare un'aspirata, una pulizia alla canna fumaria e magari con l'aspiratore a serpentone libero, flessibile. Uno lo mette un po' dentro piano piano e poi dopo aspira, se così tiro su la fuliggine che si è attaccata, diciamo, nelle pareti e l'aspira. Qui cosa si vede? Si vede che c'è il crogiolo pieno. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente, anche pur essendo il vetro chiaro, non proprio nero nero, vuol dire che praticamente la stufetta non è carburata bene, in quanto si fa accumulo di pellet e il pellet che non brucia bene fa l'accumulo e dopo praticamente il rendimento è un po' più basso. Vedete che c'è l'uscita dalla coclea, dalla discesa, dalla canalizzazione della coclea che viene giù il pellet, quella lì, che casca nel crogiolo. E prima della ripartenza, manutenzione, cura, si pulisce. Col bidone aspira tutto e ci sono quelli, diciamo, un po' speciali perché dentro c'è un filtro assoluto. Cosa vuol dire un filtro assoluto? Che praticamente non fa passare niente, nessuna polvere, nessun pulviscolo, ma fa passare solo l'aria. E cosa bisogna tenere presente? Non aspirare le ceneri, i carboni ardenti, dei pellet ancora rossi ardenti, perché dopo succede che si fora la carta del filtro e si fa dello sporbianazzo della polvere dentro in casa. Io adesso ci do un'aspiratina. Vedete che mentre aspiravo su l'aria riaccendeva i carboni che erano ancora mezzi ardenti, non li ho aspirati, altrimenti foro il filtro. Tiro su il crogiolo, che dopo lo svuoto. Essendosi riempita troppo, significa che non è carburata. Nel prossimo video vediamo anche un po' come fare la carburazione. Adesso aspetto ancora una mezz'oretta che si raffreddano i carboni, quelli ancora ardenti, così finisco di aspirarla e dopo la riaccendo e facciamo un po' di regolazione. Adesso, giusto per farvi un esempio, andiamo a vedere un'altra stufetta, sempre di questa razza, che è, diciamo, carburata meglio, ha funzionato anche lei tutta una notte e un giorno, e vediamo. Come è messa?
eccola qua. Come siamo messi lì? Ecco, il vetro è bianco. Quando il vetro è bianco è già un buon segno. Se è nero, 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 con i carboni di carbone, color carbone, e allora significa che la taratura non è proprio delle più perfette. Adesso apro. Oppala, ecco qui la situazione è già un po' migliore e significa che la carburazione è stata fatta meglio. Perché diciamo carburazione tipo come una macchina? Perché quando ci arriva il giusto valore di pellet, la giusta quantità di pellet, e dentro la ventola aspirante dei fumi lavora alla giusta velocità, pellet e percentuale di ventola aspirante, hai capito? Significa che brucia bene, quando è tutto calcolato bene, brucia bene e bruciando bene, brucia quasi tutto e lascia un minimo residuo di cenere. Praticamente qui non c'è neanche bisogno di fare nessun aggiornamento di taratura, perché praticamente il crogiolo è quasi praticamente vuoto. Al massimo si può aumentare un po' l'aspirazione, così brucia ancora un po' meglio il pellet dentro il crogiolo e ne rimane ancora meno, oppure ridurre un pelino l'immissione di palline di legno di pellet nel crogiolo. Adesso io faccio, aspiro questo residuo di cenere e poi dopo posso rifare la partenza. Nel prossimo video cosa facciamo? Nel prossimo video guardiamo una taratura campione per questa stufetta, per questo tipo di stufetta. Ovvio che le tarature l'utente non ci può mettere le mani, deve chiamare il fornitore, l'installatore della stufetta a pellet o biomassa, e dopo vi fa, in base al pellet che utilizzate, in base all'installazione, in base alla lunghezza della camera fumaria, fa un po' di taratura e vede se lavora bene, e magari dopo uno ripassa dopo qualche giorno a fare la taratura decisiva finale, dopo aver visto come è stata fatta la prima, se c'è da fare una qualche piccola aggiornatina alle tarature. Così vedremo anche i valori in campo dei parametri che ci sono, e dopo uno con questa serie di video sa un po' di più la situazione delle stufette a pellet e biomassa, così dopo la sceglie, lascia scegliere meglio, sa già cosa fare come manutenzione, un po' tutto quanto. Bene ragazzi, e allora adesso io faccio un po' il carbonaio, pulisco queste stufette, le preparo per la ripartenza e così noi ci stiamo al caldo come al solito. Se volete chiedere qualcosa chiedetelo, guardate anche in descrizione che ci sono qualche consiglio, qualche suggerimenti. Ciao a tutti!